Aspettavamo che suonavano veramente. Beh, però suoneranno il 12 dicembre. <ride> Questa è un'anteprima perché noi con i solisti. Avvicinatevi perché altrimenti le camere non ci riprendono. Con i solisti aquilani noi stiamo lavorando per lanciare insieme Amica. Prego, un po' più avanti mi dicono dalla regia. <ride> Il Kodakons è anche un'associazione di associazioni, è una di queste, una nuova associazione che stiamo creando è Amica, è un'associazione a tutela dei giovani musicisti che sono vittime, vittime di cosa? Vittime... Vittime a parte della SIAE, ma anche dei piccoli produttori, di chi sfrutta la loro voglia di arrivare. Quindi riceviamo moltissime richieste di intervento, di consulenza da parte dei giovani musicisti. Da una parte vogliono una consulenza legale, ma dall'altra vogliono anche la possibilità di, ac la possibilità di accedere. Ha possibilità di produrre quindi assuni di registrazione o quant'altro in condizioni di trasparenza rispetto al mercato che spesso si approfitta dei, dei giovani musicisti. E per questo insieme a Suissa saculiani stiamo lanciando, stiamo per lanciare il 12 dicembre un evento che sarà shock, però non diciamo di più perché sarà un evento a sorpresa. Un evento molto naturale, naturista. <ride> un evento... Un concetto, una cosa molto, molto shock, però, come tutte le cose che facciamo, non, non finalizzato soltanto a una, a, una, a una semplice provocazione, ma per portare l'attenzione sulla situazione dei musicisti italiani. Per questo ringraziamo ancora di più, come Coda, i musicisti aculiani, sia per l'impegno ambientale che hanno con questa loro opera le quattro stagioni, che è una cosa molto interessante perché il Codacons è anche associazione ambientalista oltre che dei consumatori e anche per questo supporto che ci danno, per questa collaborazione anche per lanciare questa associazione di giovani musicisti. Grazie. Grazie, grazie gentilissimi. Ringraziamo il Codacons per questo ambitissimo riconoscimento. Io sono Maurizio Cocciolito, direttore artistico dei Solisti Aquilani. Proprio adesso è arrivato Daniele Orlando, che è il primo violino. Ieri sera i solisti Aguilani hanno suonato a Rotterdam, quindi sono appena arrivati all'aeroporto di Fiumicino. Insomma, stiamo presentando questo importante concerto, eh, progetto, le quattro stagioni. Un progetto ideato, pensato, realizzato appunto grazie a Daniele Orlando, che è l'interprete, eh, naturalmente, il solista eh, principale. E desidero anche ringraziare coloro che hanno collaborato. Alle realizzazioni di questo progetto, penso al musicologo Sandro Cappelletti, ma penso anche a due scrittrici straordinarie come Dacia Maraini e Donatella di Pietra Antonio. Se vogliamo entrare giusto un attimo nel tema il perché di questa scelta, darei la parola appunto a Daniele. Buongiorno io sono partito dal, dal presupposto che. Vivaldi descrive attraverso i suoi sonetti che hanno dato vita alla composizione celeberrima delle quattro stagioni una natura pressoché incontaminata che era quella che aveva davanti ai suoi occhi. E durante l'esecuzione e la concertazione, cioè la decisione di come realizzare le nostre quattro stagioni, ci siamo venuti quasi drammaticamente a trovare con l'evidenza che la natura non è più quella che descritta appunto da, da Vivaldi, quindi siamo andati un po' a estremizzarne i, i contenuti musicali cercando di rendere nell'esecuzione un chiaroscuro di una doppia possibilità quello che sarebbe potuto essere, quello che potrebbe anche tornare ad essere invece quello che drammaticamente sta avvenendo e appunto ha citato il maestro Cocciolito le, le due scrittrici perché ci hanno fornito attraverso questa nuova chiave di lettura dei sonetti eh, nuovi ispirati appunto a questa problematica e poi abbiamo realizzato un cortometraggio della durata di circa nove minuti che amplifica proprio questi concetti grazie grazie eh, grazie. Grazie. grazie a voi